Le grandezze fisiche, la Maldi, punto blu, pagina 2. Per ora lasciamo il discorso dell'energia e andiamo direttamente alle grandezze fisiche, che sono quelle quantità che possono essere misurate. Per esempio, la bellezza di una ragazza non è una grandezza fisica, perché non è misurabile oggettivamente. Le unità di misura sono importantissime e non vanno mai dimenticate. Convenzionalmente, il Sistema Internazionale delle Unità di Misura esprime le lunghezze in metri, i tempi in secondi e le masse in chilogrammi, più altre unità di misura per temperatura, corrente e così via. In realtà esistono molte altre unità di misura pratiche o addirittura diverse come quelle del sistema anglosassone. Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli è conveniente ricorrere ai prefissi. Per esempio, giga vuol dire 1 miliardo, mega 1 milione, chilo 1000, etto 100, deca vuol dire 10, deci vuol dire un decimo. Centi, un centesimo, milli, un millesimo, micro e nano, un milionesimo, un miliardesimo. Espressi in formato scientifico, nano vuol dire 10 alla meno 9, che significa 1 diviso 10 alla nona, cioè 1 diviso 1 miliardo. Per esempio, milli, 10 alla meno 3 vuol dire un millesimo, sarebbe 1 diviso 10 alla terza. Chilo invece è 10 alla terza e vuol dire 1000. Mega, 10 alla sesta vuol dire 1 milione. Cioè 10 moltiplicato per se stesso 6 volte. Chilo si indica con la K, etto con la H, milli con la M minuscola e così via. Sotto la tabella il libro riporta alcuni esempi. 1 centimetro, 1 centesimo di metro, 10 alla meno 2 metri, 3 gigahertz, 3 miliardi di hertz e così via. Le regole di scrittura. L'unità di misura va messa dopo il numero, 6 metri e non metri 6. Non terminano con il punto, chilogrammi non va puntato, per esempio. Metri non MT, secondi non SEC, vanno scritti con la lettera minuscola, tranne alcuni come per esempio il watt, il volt e così via. E vanno espressi con le lettere minuscole quando sono scritti per esteso, watt, joule, volt. La notazione scientifica risparmia l'utilizzo di molti zeri per scrivere numeri molto grandi o molto piccoli, come per esempio il diametro del Sole o il diametro dell'atomo di idrogeno. Si pone la virgola dopo una cifra significativa, quindi 1,4 e poi per 10 alla nona metri. Il diametro dell'atomo di idrogeno, si mette la virgola dopo l'1, si contano gli zeri, 10 alla meno 10 metri. In pratica, siccome questo numero è stato ingrandito di 10 miliardi, di volte spostando la virgola da qui a dopo l'1, allora per non alterare il suo valore bisogna dividere per 10 miliardi, ecco perché 10 alla meno 10 metri. Al contrario, nel caso del diametro del Sole, il numero è stato rimpicciolito di 1 miliardo di volte perché la virgola si è spostata di 9 posti da qui a dopo l'1. Quindi per ripristinare il valore iniziale del numero bisogna rimoltiplicare per 1 miliardo. Qui ci sono diversi esempi. Il coefficiente va sempre scritto con una cifra, prima della virgola, cifra che non deve essere lo 0, e poi segue la potenza del 10. L'ordine di grandezza di un numero è la potenza di 10 che più si avvicina a quel numero. Per esempio, distanza Terra-Sole, 150 milioni di chilometri, 150 miliardi di metri. Si può scrivere 1,5 per 10 alla 11 metri. La potenza del 10 più vicina a questo numero è 10 alla 11 metri. Quindi l'ordine di grandezza della distanza Terra-Sole è 10 alla 11 metri. Per la distanza fra la Terra e questa stella, che si chiama Proxima Centauri, l'ordine di grandezza è 10 alla 16 metri, perché è la potenza del 10 che più si avvicina a questo numero, 4 per 10 alla 16 metri. Gli ordini di grandezza permettono di confrontare numeri molto grandi o molto piccoli. Per esempio, si vede che questa distanza è circa 5 ordini di grandezza più grande della distanza Terra-Sole, perché tra 10 alla 11 e 10 alla 16 ci sono 5, 10 alla quinta, 5 ordini di grandezza. È quello che infatti spiega anche il libro qua. Altro esempio, la distanza Bologna-Milano, 210 km, l'ordine di grandezza è 10 alla seconda, perché è la potenza di 10 più vicina a 210, cioè è 100 km l'ordine di grandezza. Bari-Milano invece è la potenza del 10 più vicina è 1000 km. Perché 880 è più vicino a 1000 che non a 100. Questo numero, 8,8 per 10 alla seconda, è più vicino a 10 alla terza. Quindi l'ordine di grandezza di questa distanza Bari-Milano è 10 alla terza chilometri. Perché 8,8 è più vicino a 10 che a 1.